Salve ragazzi, eccoci qua tornati su Bloodborne. Questo è il secondo episodio e iniziamo subito. Ripartiamo dal sogno del cacciatore. Allora, esamina. Ancora niente. Però c'è questa porta aperta. E qua dentro. Ecco qua è il posto dove noi potenzieremo l'arma. La potenzieremo esattamente qua. Metteremo delle rune al nostro personaggio esattamente qua. E questo è la nostra riserva scorte, chiamiamola così. Ecco, deposito. Dove ci andranno le fiale che noi raccoglieremo, che non entrano nel nostro inventario che ci portiamo in giro, insomma. Lui è Geralt. Non mi ricordo adesso il nome. Tu devi essere la nuova cacciatrice, eh? Benvenuta nel sogno della cacciatrice. Ora questa è la tua casa. Io sono German, ecco chi è. German, amico dei cacciatori. Di sicuro ora provi confusione. Cerca di non pensare troppo all'accaduto. Vai là fuori e abbatti qualche belva. È per il tuo bene. Sai, è questo ciò che fanno i cacciatori. Ti ci abituerai. Guardate intanto quanto è bella la nostra arma, è veramente bellissima. Io se dovessi scegliere tra Dark Souls e Bloodborne, per bellezza dei posti, le armi che ci sono, anche se molto meno rispetto a Dark, direi Bloodborne.
Ok, tu mi dire qualcosa di nuovo magari ora? No, Oltre la valle a est di Yarnam, nel sud ancora di no. Siar. Va bene. Qua troveremo due di quei mostri grandi, che ora saranno ardui, ma più avanti. O meglio, ora se capite come fare il parry non sarà niente di complicato, ma più avanti sarà ancora più semplice. Ovviamente mi riferisco sempre a questi qua, non dico più avanti nel gioco perché ne incontreremo di mostri di tutte le dimensioni forme. E sarà sempre più difficile sconfiggerli. Questi, neanche tanto se capite come fare. Non preoccupatevi se magari morirete qualche volta contro di loro. Allenatevi con i parry, secondo me sono la cosa più importante che vi potrebbe salvare molte volte. Tra il fatto che possiamo recuperare tantissima vita e il fatto che, ok, noi non possiamo ancora utilizzare questa leva. Il fatto che gli togliamo molta vita. Allora, fammi ripensare. Niente, mi devo fare per forza la strada che abbiamo fatto prima. Cerchiamo di attirarne uno alla volta, così da essere più facilitati. Dai, lo so che vuoi venire qua. Così bravo. Non sono quasi mai riuscito a fare parry a queste belve. Ok, adesso sì, benissimo. È una delle primissime volte che... Ah, gli ho tolto poco, molto poco. Meglio allontanarci un po', magari farci inseguire. Però affrontarne sempre uno alla volta. Ovviamente più sono grandi, più sono problematici. Allora, in quanti siete? Tutti e due. Merda. Allora. Ok, sta venendo giù uno. E spero solamente uno. Ah, anche quello con meno vita, benissimo. No, non ci ho preso. No! Ce l'avevo fatta, non pensavo. Dai. Ok. Ah, eccolo qua. Bene, bene, godo. Godo quando vi uccido. Ah no, pensavo fossi morto. Ah. E che no? Fiale di sangue, una ne usiamo subito. Altre fiale. Come avete visto, ce le ha scritto due volte fiali di sangue. Perché uno è nell'equipaggiamento che abbiamo indosso, facciamo così. Mentre l'altro è nel deposito. Le altre due sono nel deposito. Qua c'era qualcosa. Eccoti qua. Bene, bene, bene.
qua le sorpresine non finiscono. Ah, mi ricordavo, fortunatamente. Ho avuto belle sorprese durante la mia primissima run. Belle per dire, ovviamente. Ok, qua non c'è niente. Ora invece corvi e sempre quell'essere grande e grosso che non so cosa sia. O meglio, un po' di lore la conosco, ma non sono insomma espertissimo. Allora, cerchiamo di attirarlo un po' lontano dal corvo. Ecco qua, Perry. Ora due colpi, se... sì, due colpi e finisce tutto. No, guarda bastardo. Ma fortunatamente abbiamo qualche secondo prima che cada a terra per recuperare, se c'è bisogno, un po' di vita in più. Non ti ho preso, mannaggia. Ah, ma così però. In questo posto, ovviamente, guardate l'area. Non molto grande, ma abbastanza da ospitare me e un boss. O meglio, il nostro avatar, il nostro personaggio e un boss. Andiamo. Speriamo di riuscirci. Ecco. Se non ricordo male, è una belva. E le belve sono deboli al fuoco. Altro da mettere? No. Sono ansioso, sento il cuore che batte forte. Perché sarà ardua, per come sono al momento sarà molto difficile. E morirò, so già che morirò. Però abbiamo 3 marchi del cacciatore ardito. Che vuoi risvegliarti? No, però volevo solo provare. E 10 molotov. Sono un coglione. Premendo il tasto su o giù, la freccetta su o giù, ora già non mi ricordo più quello che ho fatto, sprechiamo un po' di vita per avere più munizioni. Man mano che andiamo avanti queste cose ve le spiego un po', magari, potrebbero esservi utili. In bocca al lupo a me, a noi. Eccolo qua. Lui è il Chierico Belva, il nostro primo boss. È un boss opzionale che noi facciamo per primo perché si è... Ah, da bastardo, spostati. No. Vediamo quanto gli togliamo. Va bene, 161 con una molotov. Si è arrabbiato, si arrabbia, cazzo. Allora, facciamo così. No, pensavo bloccassi il suo colpo. Merda, stiamo usando fiali a non finire. E i colpi che... il danno che subisce non è molto alto. No, non l'ho preso. Che fai? Che era quello? Purtroppo non ricordo tutto e non conosco neanche tutto bene alla perfezione. Attenti sempre a non finire la stamina. Importantissimo, ricordatelo. Ah cazzo, tenetelo sempre. Guardatelo sempre, insomma. Io no, ancora non voglio usare altre fiali. Vabbè, no, facciamo di sì, sono troppo codardo per non usarne altri. Abbiamo ancora 7 molotov. Vediamo un po' se possiamo... No, ah sì, l'abbiamo preso, ma comunque... Non per bene, anche se il danno è stato credo sempre lo stesso, ma speravo di poterlo bloccare più avanti per potergli dare... qualche colpo in più. Ma no, no.
No, cazzo, 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 via, 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 via. No, non credo ci riusciremo al primo tentativo. Ok, l'abbiamo fermato. Togliamoci subito da là sotto, ma tanto ci ha colpito lo stesso. Non penso di potergli fargli un per... No, no, è troppo grande per riuscire. No, stavolta non l'ho nemmeno colpito. Ah, cazzo. Non vedo niente, non vedo niente, telecamera di merda. Guarda tu. No. Noi siamo anche l'ultima Molotov. Ma sì, dai. Non devo assolutamente essere abile. Ce l'ho quasi fatta. Non devo sbagliare. No, merda. Meglio una fiala in più che in questa situazione, intendo, che morire. Sarebbe una cosa bruttissima. Dai. Sì. Sì. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Questo è il nostro primissimo boss su Bloodborne. Ce l'abbiamo fatta al primo tentativo. Abbiamo preso stemma da cacciatore con spada. Questo è lo stemma mio preferito, perché ovviamente ci permetterà di sbloccare un'arma, la mia preferita. Non vi dico il nome, la vedrete. Ora, prima del prossimo boss non c'è un'altra lanterna e io voglio potenziarmi. Come abbiamo visto, o meglio, non so se avete visto, sconfitto questo boss abbiamo preso 4 punti intuizione, il simbolo dell'occhiolino in alto a destra. Se vi ricordate quello che ho detto nel video precedente, ci servono sia per comprare cose, sia per avere anche un gioco più complicato. Cosa che al momento non mi interessa, già per quello che mi riguarda è complicato ora. Ah, ecco chi ha preso vita. Guardate un po'. Salve, brava cacciatrice. Sono un automa. Veglierò su di te in sogno. Nobile cacciatrice, segui gli echi del sangue e io li incanalerò nella tua forza. Caccerai belve selvagge e io sarò qui per te a rinfrancare il tuo spirito malsano. Incanaliamo gli echi. Usa gli echi del sangue per aumentare i parametri e salire di livello. Molto bene, lasciami avvicinare. Ora chiudi gli occhi. Io partirei su... Allora, piccola spiegazione. Vitalità ovviamente è la vita, la resistenza è la nostra stamina, la barra verde, la forza ovviamente ci aumenterà i danni che noi facciamo con le armi, l'abilità stessa cosa però va per l'arma secondaria se non erro, no, ora sia primaria sia secondaria anche la forza, ma più avanti solo una delle due. La tinta del sangue sono i danni che noi facciamo con la pistola. O con l'arma che noi abbiamo, insomma. L'arcano, come dice la parola stessa, è la magia. In questo gioco c'è anche la magia. Io non l'ho mai usata, l'ho trovata abbastanza inutile, veramente. È comunque bello da vedere, per carità, ma secondo me inutile. Io ora metterò
Allora, non so quanti posso farne, vediamo un po'. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, 9 livelli. Io direi di fare 5 sulla vitalità e 4 sulla resistenza. 5, 4, l'arma per il momento la lasciamo stare così. Tanto ovviamente poi per salire di livello per andare avanti bisognerà fare anche più volte lo stesso tragitto per prendere anime. E questo sarà un gran problema per me perché non potrò pubblicare spesso come vorrei i video su Bloodborne, ma cercherò di fare una cosa come se foste voi a iniziare. Addio, brava cacciatrice. Che tu possa trovare la via nel mondo della veglia. Consuma punti intuizione e suona la campana del richiamo per ottenere la collaborazione di cacciatori provenienti da altri mondi. Il colpo del silenzio conclude queste forme di cooperazione. Campana del richiamo e colpo del silenzio. Questo ci servirà per aiutare... No, per farci aiutare da altri giocatori. Per il momento non la useremo, anche perché cercherò di fare il più possibile offline. Consuma punti intuizione e suona la campana del vecchio cacciatore per ottenere la collaborazione di vecchi cacciatori. Non la ricordo questa per niente. Qua potremmo comprare armi tramite gli stemmi. Con quello che abbiamo sbloccato non è questo il caso. Ah no, ecco, ho sbagliato. Lo stemma ci serviva per il Kirkhammer, arma molto forte, molto forte. Ah, pistola a ripetizione anche abbiamo di già. Questi ora non ci interessano. Vabbè dai. Il Kirkhammer è forte. Fa un gran danno, ma io preferisco altro. Andiamo verso il nostro secondo boss. Eccoci qua al grande ponte. E ora dirigiamoci verso il secondo boss. E lo dico con un po' di amarezza, perché so che questo non ci riusciremo assolutamente. È proprio impossibile. Ah, l'ho ucciso in aria, benissimo. So già che sarà impossibile perché so chi è. Mi ricordo qualcosina di lui, del suo moveset più che altro. E sarà difficile al momento. Ma noi da bravi cacciatori che cercano un'ardua sfida, ci andiamo.
Intravediamo in lontananza un qualcosa di grande, grande e grosso. Lo evitiamo. Per ora, ovviamente. Perché ci sarà una sorpresa. Antidoto molto utile. Vedrete tra pochissimo una bellissima, secondo me, sorpresa. Magari qualcuno ci riderà anche. Lo spero almeno. Apriamo, o meglio, attiviamo anche questa shortcut che vedrete subito dove ci porterà. Penso che lo riconoscerete. Ecco qua. O almeno riconoscerete i due mostri che sono qua. Voglio farli fuori perché ci ho ripensato. Oddio, ok. Voglio prendere più archi possibile. E poi se vedo la brutta contro il boss, userò il marchio del cacciatore ardito. Era qua, se non sbaglio, l'uscita. Guardate, guardate che cosa bella che succede ora. Facciamo strike. O meglio, dai, facciamo strike. Dai, ti prego. No, 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 adesso parti. Ma vaffanculo. Sarebbe, se fosse partita prima, sarebbe stato molto meglio. Ci avrebbe sicuramente fatto risparmiare del tempo e anche un po' di vita. Quello che voglio farvi vedere, no, non si trova qua. È poco più avanti. No, voglio prima quello grande. Tu sei troppo merda per me. Ah, io Belva. E tu che sei allora? Eh? Ok, ci siamo. La boss fight è vicinissima, ma noi, anzi, ma io prima ho una sorpresa per voi, che spero vi piaccia. Già sentiamo questi rumori. Ah, è un maiale. E gli faremo fare una bruttissima fine. Ora vedrete anche come. Ah, e ora una bella lama sul culo. Sì, che bello, eh. E cosa ci lasci? Fiale di sangue. Stemma del cacciatore con sega. Quindi altra arma che potremmo... Sì, che potremmo comprare, che compreremo, penso. Sì, gli facciamo il nostro attacco caricato ad aria. Non li shotteremo. Beh, insomma, quasi. Oh, e fermi tutti e due però. Uno è fuori, è andato. L'altro se ne andrà breve. Benissimo. Frammento. Fiala di sangue. Marchio del cacciatore ardito, che... Dato che ce lo dà qua vicino, per i novizi, sarà molto utile, anche per me ovviamente adesso. Una cosa che non vi ho detto, quei frammenti di pietra del sangue che troveremo, ci serviranno per potenziare le armi. Quindi oltre agli echi, anche i frammenti. La bambina. Ripensate ora alla bambina, di una delle varie quest.
che ho attivato nello scorso episodio. Ci ha dato un carion. Un piccolo carion ricevuto da una giovane di Yharnam. La musica che suona le ricorda il padre e la madre. All'interno del coperchio c'è un foglietto di carta, forse un vecchio messaggio. Si distinguono a malapena due nomi, Viola e Gascoigne. Non so se è la pronuncia giusta, ma ora ci servirà assolutamente. Io l'ho tolto, mannaggia me. Ora ci servirà. Il tasto per cambiare la cosa equipaggiata. La freccetta in alto. Ma anche no. Allora quella in basso. Eccolo qua. Andiamo. Ovviamente noi incontreremo ora Gascoigne. Bestie dappertutto. Presto o tardi anche tu diventerai come loro. Credo che tu sia una bestia, veramente. Se avete visto la sua arma, oh cazzo, è come la mia. Ed ha anche una pistola. Questo cosa ci fa capire? È l'archibugio. Per chi non lo conoscesse, lui è un cacciatore. No, merda. Devo riuscire a fargli i perri. Sarebbe molto... No, 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 no. Sarebbe grandioso se ci riuscissi ora. Ecco qua uno. Quanto ti tolgo? 320. Neanche... niente male, dai. Cazzo. Riprendiamo la vita, assolutamente. Ah, cazzo. Ti odio. E tutte queste lapidi qua che... ci ingombrano il passaggio. Dai, ma vaffanculo. Con penetrazioni di merda. No, sbagliato. Dai, guarda tu. Soltanto quella pistola ci fa danno al momento. Ma bastardo proprio. Ok, no. No. Io vi ricordo che non ho mai usato il carion, anche se conosco il suo funzionamento. E quindi quando sarà il momento cercherò di usarlo. Non so però se funzionerà. Ah, che culo, vai. Intanto la telecamera che qualche volta non ci segue benissimo. Vai, merda. Già con questa frase. C'è sangue, è come musica per me. Così intenso da far ammalare. Ecco, già con questa frase dovremmo capire comunque che lui è quasi una belva. Anche se non del tutto ancora, ma non gli manca molto. No. Ha aperto l'arma. Non ci spara, ma il danno aumenta. E anche... ah, invece... ah, bastardo. Lui può spararci anche se ha l'arma aperta. Bastardo veramente. Vorrei poterlo fare anch'io, giuro.
Sarebbe... Ma apposta, che cazzo. Sarebbe comodissimo. Dai. No, no, ma che cazzo, l'apri di merda. Ok, tra poco penso che sarà il momento del carry on. Eccolo qua. No, cazzo. No, merda, forse. No, no, ma non... Ah, sì, me l'ha fatto usare, vai. Comunque, insomma. Vediamo un po' se funziona anche ora. No, non credo funzioni più ora. Ti prego, sì. No, merda. No, merda, non possiamo nemmeno fermare i suoi attacchi. Cazzo. No, merda. Levati, bravissimo. Dai, 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 non stiamo andando male. Oh, Perry, grande, non sapevo di poterglielo fare. Bene, bene, bene. Carry on, carry on. No, ok, forse funziona solo una volta. No, non ci ho preso. Ora, no, però, dai, che palle. Ma che vaffanculo di telecamera, guarda tu, non mi fa vedere niente, non capisco. Ah, cazzo. Sì, dai. Eccolo qua, ci siamo. Ce l'abbiamo fatta al primo tentativo. Ah. Bene. Chiavi della tomba di Oidon. Sì, ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Prima di lasciarci, ovviamente attivo la lanterna. Non credo ci sia altro qua intorno. E allora saliamo. Dicevo, prima di lasciarci, vi voglio far vedere una cosa. Apro la strada, no. La lascio. No, ve l'aprirò, ve la farò vedere invece. Voglio farvela vedere. Perquisisci il corpo. Spilla ornata rossa. Leggiamo. Cos'è? Cosa ci racconta? Una spilla rossa da donna. Con inciso il nome Viola. Lei era la madre della ragazza, della bambina, della quest e la moglie di Gascoigne. Uccisa da questo cacciatore perché è impazzito. Sentendo il richiamo della belva, no, il richiamo del sangue, è impazzito. Come tutti vediamo in questa città, e ha ucciso anche sua moglie, uscita senza il carion. Forse questo gioiello era il dono di un cacciatore, appunto. Usalo per mutarlo in una gemma di sangue goccia. Quindi comunque un tipo di gemma del sangue, quelle che ci serviranno per potenziare la nostra arma, per aggiungere dei buff, in grado di rinforzare qualsiasi arma. Con il giusto attrezzo dell'officina è possibile potenziare diverse armi. Ora, ragazzi, prima di andare ancora avanti con la quest della bambina, vi farò vedere un'altra zona.
Hai aperto il cancello con chiave della tomba di Oedon. Ovviamente la prossima zona avrà Oedon nel nome. Almeno mi sembra di ricordare così. Qua siamo in un posto che sembra una libreria e c'è un messaggio, un altro messaggio. Esamina. Il regno di Birgenwert. Io non so bene le pronunce e dico come viene. Correggetemi se sbaglio. Cela ogni genere di rituale. Ed allontana da noi i nostri perduti sogni. Un vero peccato. A pensarci, la testa mi trema in modo incontrollabile. Anche questa cosa della testa è interessante. Attrezzo dell'officina per gemme del sangue. Bene, ora potremo mettere le gemme del sangue nella nostra arma. Cathedral Ward. E questa è la cappella di Oedon. Vediamo subito questo piccolo essere, anzi questo strano essere qua, che sembra un mostro, ma è docile, non ci farà niente, ed anzi ci aiuterà. Oh, devi essere una cacciatrice. Scusa, l'incenso deve aver celato il tuo odore. Bene, bene. Aspettavo qualcuno della tua stirpe. A causa della caccia tutti stanno chiusi in casa, aspettando che finisca. Come è sempre stato, sai? Si è sempre conclusa. Ma non finirà bene, non stavolta. Anche alcuni di quelli che si nascondono stanno cambiando. Le urla delle donne, l'odore pesante del sangue, il ringhio delle belve, sono tutte cose troppo comuni ora. Yharnam è finita, credimi. Però, se trovi qualcuno che è ancora in sé, parlagli di questa cappella di Oedon. Qui saranno al sicuro. L'incenso tiene lontane le belve. Diffondi la voce. Digli di venire qui. E se non ti dispiace... Ecco ragazzi, dopo questa informazione, io direi di terminare qua il video. Spero vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Spero di essere stato un buon interlocutore e di avervi fatto passare un po' il tempo. Mettete mi piace, commentate, condividete anche con i vostri amici se lo ritenete opportuno, insomma. A me farebbe soltanto piacere. Al prossimo video.